E benvenuti in questo nuovo video di MathDP10. Prima di iniziare, ovviamente, io vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina delle notifiche, in modo così che uscirà nuovi video e avrete tutte le notifiche sul cellulare. Ovviamente in descrizione vi lascio anche i link social. Dopo questa brevissima introduzione parliamo di De Sciglio. Allora, De Sciglio è praticamente un calciatore della Juventus. Stamattina il ragazzo ha lasciato il ritiro del Milan per dirigersi a quello della Juventus, quindi sarà non so quanta macchina, sarà un'oretta di macchina circa, e quindi si sta cercando di chiudere l'affare. Un affare che ieri avevo detto si attestava intorno ai 10 milioni, invece secondo Di Marzio sarà intorno ai 12 più bonus. Secondo me un affare troppo oneroso dal punto di vista economico. Però io voglio tralasciare i discorsi economici in questo video e voglio parlare del calciatore. Perché? Perché De Sciglio è un calciatore che è odiato a Milano ed è odiato pure a Torino, perché praticamente molti tifosi juventini non vogliono De Sciglio alla Juventus, lo giudicano inadeguato per la maglia bianconera, e al Milan De Sciglio, specialmente nelle ultime stagioni, non ha fatto per niente bene. Però io volevo portarvi a ragionare su una cosa, tenete presente che quello che vi dico è una mia opinione. Io penso che ci sia troppo sciacallaggio nei confronti di questo ragazzo. Cioè, sono d'accordo con voi nel dire che Bonucci, sì, come vedete la testa, diciamo, vaga negli argomenti più disparati, che De Sciglio non è un campione, però comunque non bisogna attaccare in questo modo un ragazzo giovanissimo che arriva alla Juventus come riserva, ricordiamo, non ci arriva per fare il titolare come faceva il Milan, ci arriva per fare la riserva, perché Lichtsteiner, sappiamo, potrebbe andare al Wolfsburg per una cifra compresa tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Quindi c'è questa perplessità su De Sciglio che io volevo, di cui io volevo parlarne con voi. Allora, è un calciatore che sicuramente ha dei margini di miglioramento, che arriva in una squadra che migliora l'impossibile, perché qui sono arrivati calciatori sconosciuti che sono diventati fenomeni. Guardate Vidal, guardate Pogba, guardate addirittura Bonucci, che è arrivato, mi sembra di rivivere la situazione di Bonucci quando arrivò dal Bari, tutti quanti dicevano che il più forte era Ranocchia, poi Ranocchia lo prese l'Inter, sappiamo tutti come è andato a finire, Bonucci lo prese la Juve, e Bonucci alla Juve è diventato uno dei migliori difensori del mondo. De Sciglio non credo possa diventare uno dei migliori difensori del mondo, sinceramente, ma non credo nemmeno possa essere un cattivo acquisto per la Juventus, anzi io credo che il calciatore possa riprendersi qui e possa tornare ai livelli accettabili di qualche anno fa. Io ricordo molte partite giocate da De Sciglio con la nazionale italiana, con al fianco la difesa della Juve, e mi ricordo un De Sciglio decente, cioè non mi ricordo grosse amnesie difensive di De Sciglio con l'Italia, non mi ricordo grosse amnesie difensive di De Sciglio agli europei o ai mondiali, oddio, ai mondiali del 2014 se non sbaglio, non gli europei. Quindi sto parlando di un calciatore che si può ancora recuperare, certamente non sarà, ripeto, la prima scelta, non sarà un campione assoluto, ma è un calciatore che si può recuperare, datemi retta a me, perché se Allegri ha voluto De Sciglio e De Sciglio va a casa Juventus e trova un allenatore che crede in lui, state ben tranquilli che qualcosa di buono ci ricaveremo. Allora, arriverà probabilmente con un triennale o un quadriennale a circa 3 milioni di euro a stagione. Ovviamente, ripeto, sarà la seconda scelta perché la Juve sta cercando di chiudere per Cancelo. Voi con un commento dovete farmi sapere che cosa ne pensate di De Sciglio. Io lo so che la maggior parte dei commenti qui sotto saranno negativi perché sto ragazzo proprio ve sta qua, però comunque è importante che voi capiate, secondo me, che una possibilità gliela possiamo dare. Gliela possiamo dare, lo so, è difficile perché comunque sembra aver già dimostrato di non essere all'altezza di un grande club, però la Juve non lo prende perché lo vuol far diventare una bandiera del club, non lo prende perché crede che sia un campione, lo prende perché è un buon calciatore, è italiano e ha un allenatore finalmente che crede in lui. Fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video che sarà il video su Szczęsny, di cui io ancora non ho imparato il nome perché è complicato da pronunciare. Arrivederci.